buonasera a tutti. Naturalmente io non ho incentrato il mio intervento sulla riflessione di tipo politico, perché dal libro, perché innanzitutto perché lo hanno fatto molto bene i relatori che mi hanno preceduto, e anche perché secondo me ho provato a mettere in evidenza le cose di questo libro che ci possono che possono essere tenute in considerazione, soprattutto per le cose che abbiamo fatto negli ultimi due anni nei rapporti con Silvano. Naturalmente il ragionamento parte dalla prima riflessione della famosa legge sul quale, quella del 1985, da dove emergeva un aspetto importante, cioè l'assoluta importanza che veniva data a quelle figure professionali che erano capaci in azienda di gestire la complessità, perché questo è un fil rouge che ci ha accompagnato dagli anni 80 in avanti, perché indubbiamente i cambiamenti che sono intervenuti nel nostro mondo, spinti dalla competizione internazionale da un lato e dal cambiamento tecnologico dall'altro, hanno sempre più richiesto organismi complessi da gestire, all'interno dei quali l'imprenditore poteva svolgere una parte del ruolo, l'altro ruolo, ed è stata questa la discriminante poi tra le imprese che hanno avuto successo e le imprese che non sono state capaci di svilupparsi, è stata quella di avere dei manager e dei quadri che fossero all'altezza della situazione. Quindi che cosa si trae dal libro? Innanzitutto una lezione importante, cioè che la persona è sempre al centro di questi processi, e questo mi induce a fare un paragone con quello che noi abbiamo fatto in questi ultimi due anni, ed esattamente che poi viene conosciuto più comunemente come cosiddetto patto della fabbrica, quello che noi abbiamo stipulato il 9 di marzo del 2018 con CGL e CISL. Allora, indubbiamente il patto della fabbrica è stato la risposta con cui le parti sociali hanno voluto innovare ad un sistema di relazioni industriali che era datato dall'accordo interconfederale del 20 luglio del 1993, quindi c'era la necessità sicuramente di dare una risposta ai tanti problemi che la competizione internazionale, quindi ritorna uno dei motivi della legge sul quale dell'85, il cambiamento tecnologico, ma al tempo stesso è stata anche un modo per dare per esempio una risposta al tema che ancora non è assopito, quello per esempio relativo al salario minimo, cioè quindi al ruolo della contrattazione collettiva all'interno della gestione dei sistemi di relazioni industriali, al problema del cosiddetto, si chiama dumping contrattuale oggi, cioè tanto per darvi un'idea, in questo momento esistono nel nostro panorama 800 contratti diversi, di cui per esempio 61 solamente vengono gestiti da Confindustria, tutti gli altri vengono gestiti da piccole organizzazioni che creano delle connivenze con altre piccole organizzazioni sindacali e fanno dei contratti che spesso in pratica prevedono il 30 se non il 40% in meno per i lavoratori, e quindi creano il doppio effetto, quindi problema per i lavoratori da un lato che guadagnano di meno a parità di prestazioni che devono eseguire, e concorrenza sleale per le imprese che invece pagano secondo i contratti che sono maggiormente remunerati. Quindi attraverso il patto della fabbrica noi abbiamo voluto affrontare essenzialmente tre tematiche. Il primo problema è stato quello della rappresentanza, cioè chi può stipulare un contratto collettivo, e naturalmente noi non è che dobbiamo inventarci niente, vogliamo solamente applicare l'articolo 39 della Costituzione, che dice che i contratti collettivi nazionali di lavoro devono essere stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. E quindi questo pone il primo problema, che non è stato mai voluto
consapevolmente dalla politica non si è mai voluto affrontare, che era quello della misurazione della rappresentanza. Perché? Perché per la politica misurare la rappresentanza significava poi accontentare qualcuno e scontentare altri, e quindi significava prendere voti da un lato e perderne altri dall'altro lato. Quindi volutamente non si è voluto affrontare, diciamo, questo tipo di problema. Per cui oggi non solo noi abbiamo dato indicazioni sia ai precedenti governi ma anche a quello attuale sulla disponibilità delle organizzazioni sindacali a farsi misurare, per cui esiste già un sistema che era stato ideato e portato avanti dal Ministero del Lavoro, quindi dall'ex ministro Poletti, e che abbiamo reiterato oggi anche all'attuale ministro del Lavoro, perché noi vogliamo arrivare alla misurazione della rappresentanza. Ma al di là di questo, la vera novità che c'è nel patto della fabbrica è che anche le associazioni datoriali, quindi a partire da Confindustria, si mettono in discussione e sono disponibili a farsi misurare. Questo perché? Perché in pratica alla fine noi vogliamo arrivare ad un unico tipo di contratto, cioè ogni settore merceologico deve avere un unico contratto. Non ci può essere il contratto dei rider, non ci può essere il contratto degli operatori della logistica, non ci può essere una frammentazione della rappresentanza che alla fine genera solamente difetti e problematiche. Quindi questo è il primo problema che abbiamo dovuto affrontare ed è, secondo me, anche questo inerente ad alcuni argomenti che sono contenuti nel libro, che vengono ripresi ogni tanto. Il secondo tema è quello del modello contrattuale. Modello contrattuale che noi abbiamo voluto semplificare. Allora, non volevamo l'introduzione del salario minimo, perché io ritengo che il salario lo debbano fissare le parti sociali sulla base della legge della domanda e dell'offerta. Non c'è niente da fare. Cioè, fissare il salario minimo significa anche svenire il ruolo della contrattazione collettiva. Per cui è vero che la politica ci incalzava e ci spingeva, attraverso il patto della fabbrica noi abbiamo voluto dare una risposta a questo tipo di sollecitazione che ci proveniva da parte della politica, cosa che siamo riusciti, diciamo, con il precedente governo almeno a frenare da un certo punto di vista. Mi sembra che ultimamente, proprio per le considerazioni che sono state fatte in precedenza, questa necessità a tutti i costi di voler prevaricare la democrazia rappresentativa e utilizzare solamente la democrazia diretta, faranno prepotentemente riportare alla ribalta questo tipo di problema. Naturalmente, a questo punto però io vorrei anche lanciare, diciamo, una provocazione. Questa volta però sia le organizzazioni dei datori di lavoro che le organizzazioni sindacali ragioneranno, sono tutte e due dalla stessa parte, non si frammenteranno su questo tema. Quindi questo è un avvertimento che volevo dare, che è stato lanciato anche ieri nel congresso della CGIL, sia dalla segretaria generale uscente Giannuzzi, ma sia soprattutto dalle agenzie che il nostro presidente Moccia ha le dichiarazioni che sono state riportate dalle agenzie. Quindi da questo punto di vista noi vogliamo non rompere le scatole a nessuno, però vogliamo in pratica essere e continuare ad essere padroni nella gestione delle materie che ci riguardano. L'ultima cosa che ha fatto il patto della fabbrica è cominciato su certe tematiche a creare un tanning tra associazioni datoriali e associazioni sindacali, per esempio sul tema della sicurezza del lavoro. Non a caso noi a dicembre abbiamo firmato un importante accordo con le organizzazioni sindacali che rinnova completamente, diciamo, l'approccio sul tema della sicurezza del lavoro, spostandola dalla fase punitiva alla fase della prevenzione, per esempio. Quindi è stato un grande passo avanti che è stato fatto e che in pratica il legislatore potrà far suo e diciamo scolpirlo in nuove leggi, che dove in pratica ci sono dei principi ben precisi che riportano comunque sempre ad un unico problema, cioè il problema
della sicurezza dei luoghi di lavoro si deve e si può affrontare solamente attraverso una prevenzione mirata, adeguata e attraverso, diciamo, un processo di formazione continua su queste tematiche che in pratica la politica dovrebbe agevolare. Sotto questo aspetto, diciamo, è stato ben accetto il taglio dei contributi dell'INAIL che c'è stato. Avrei piacere che a questo venisse associato anche, diciamo, dei processi che agevolino la formazione su queste tematiche e tendano, diciamo, sempre più a diminuire l'aspetto repressivo a vantaggio dell'aspetto della prevenzione. Gli altri avvisi comuni che abbiamo individuato sono stati quelli della formazione, cioè il nostro sistema, guardate, noi in questo momento la vera differenza, la grande rivoluzione che noi stiamo guardando negli ultimi 10 anni e che costituisce veramente un'altra linea di discriminazione importante rispetto al passato è questa. Cioè, una volta un lavoratore entrava in un'azienda, usciva da quell'azienda e andava in pensione. Oggi noi abbiamo un problema diverso, cioè il cambiamento tecnologico, la digitalizzazione della manifattura e quant'altro sta avvenendo, portano sempre più a frammentare l'attività lavorativa di una stessa persona. Quindi si può cambiare lavoro, lasciatemi dire, 6 o 7 volte adesso in un'attività. Ed oggi probabilmente in Italia quello che più manca è un sistema di politiche attive del lavoro. Perché? Perché il nostro sistema di protezione sociale è stato da sempre orientato ad occuparsi del problema dopo che la crisi aziendale era diventata non solo acclarata, ma era associata oramai al fallimento dell'azienda. Per cui che cosa si faceva? Si faceva cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mobilità, e alla fine si arrivavano, cioè le parti sociali arrivavano ad affrontare il problema della ricollocazione del lavoratore al 7° anno dopo l'esperimento di tutti gli ammortizzatori sociali, e questo è stato veramente il dramma di questo paese. Questo in pratica ha portato adesso a trovare, diciamo, questa parte di palliativo che è contenuta nel reddito di cittadinanza. È una misura che non mi trovo d'accordo. Noi abbiamo il sistema di politica attiva, le parti sociali lo hanno tracciato nell'accordo interconfederale del 1° settembre del 2016, all'interno del quale il problema si affronta nel momento in cui si verifica la crisi aziendale. È in quel momento che si dà al lavoratore di fare un percorso di formazione, di ricollocazione e placement presso altre imprese, con un sistema, tutto questo abbinato ad un sistema di incentivazione che nella maggior parte dei casi viene finanziato dai fondi interprofessionali, quindi non c'è l'intervento dello Stato, c'è l'intervento della bilateralità, quindi dei fondi che le imprese e i lavoratori hanno, diciamo, messo da parte per affrontare situazioni di questo genere. Quindi questo è un tema, quello della formazione, come anche il tema diciamo degli istituti tecnici superiori. Cioè, io vi dico una cosa, cioè in questo momento è stato anche evidenziato dalle ricerche che sono state pubblicate dal Sole 24 Ore anche stamattina, noi abbiamo la necessità di avere circa 200.000 figure professionali, soprattutto nel nord Italia, che in questo momento non si trovano, e probabilmente un terzo di quelle figure non si troverà neppure negli anni a venire. Abbiamo un sistema di formazione professionale all'interno della quale che viene frequentato da 8.000 persone l'anno, a fronte dei sistemi di formazione professionale tedeschi, dove in pratica sfornano 800.000 giovani l'anno che alla fine trovano un posto di lavoro subito perché hanno fatto un'istruzione che è finalizzata a trovare il posto di lavoro. Allora, io dico, in tutte queste cose noi abbiamo voluto dare un'indicazione con chiarezza. L'ultimo aspetto, che contiene il fatto della fabbrica, che è un aspetto molto importante, è quello che riguarda la partecipazione organizzativa dei lavoratori nei processi decisionali delle imprese. Questo io ritengo che sia un passo avanti importante che le parti sociali hanno fatto, cioè consentire ad un lavoratore
o ad un consiglio di fatto o a, diciamo, a un RSU di partecipare ai processi decisionali che riguardano l'organizzazione dell'impresa, ritengo che sia un passo avanti importante, fondamentale, auspicato da tanti anni, e anche qui abbiamo voluto fare questo. Quindi, arrivando e chiudo, questo legame che in pratica Olita ha voluto fare per quanto riguarda la libertà e la solitudine, mi richiama spesso anche un altro legame che riguarda più che altro non tanto questi concetti, ma per esempio la coerenza. La coerenza molto sicuramente costa tantissimo, e mai come in questi 40 anni di politica penso che la coerenza l'abbiano pagata sempre di più gli uomini che sono stati sempre dritti e in pratica per i loro ideali non si sono piegati, e quindi hanno pagato poi le conseguenze di non essere più di moda in quel momento. Quindi io penso la lezione più grande di questo libro sia proprio in questo, diciamo, attraversamento, in questo periodo che di 40 anni all'interno del quale si dimostra una cosa, che tanto più si vuole essere persone libere, indipendenti, tanto più si deve essere disposti a pagare lo scotto di una situazione di questo genere. Grazie.